Ciao ragazzi, oggi video tutorial, questa è una richiesta che mi è stata fatta su Facebook da una ragazza su un trucco pescato, sul pesca e sul nero. Un trucco secondo me molto semplice, che ha usato solamente due colori. E niente, non ho molto da dirvi perché mi si stanno scaricando le batterie della macchinetta, quindi voglio sbrigarmi. Vi lascio le foto al tutorial, io vi mando una grande. Ah, ecco, scusatemi per le unghie, sono lunghissime. Ma niente, ieri ho trovato queste unghiette, secondo me carinissime perché hanno delle farfalline, le scie di glitterini, il negozietto dei cinesi, e l'ho volute prendere, però sono estremamente lunghe. Non l'ho limate, forse dovrei limarle, quindi vabbè, perdonatemi. Io vi mando un bacione e poi ci vediamo. Ciao ciao! Pensavo di aver registrato questa parte, invece mi sono accorta che no, non l'avevo registrata. Comunque non vi siete perse molto perché ho applicato solamente la base, una base opaca su tutto l'occhio e anche sotto. Poi sono andata a prendere la matita bianca della H&M, questa è la Pure White. L'ho messa dall'angolo interno fino a qui giù e anche nella parte iniziale inferiore e l'ho sfumata con il dito. Adesso prendo un pennello semplice da ombretto, il solito della Royal, e vado a prendere la palette Zoeva 88 colori opachi. Vado a prendere questo pescato, che è un pescato abbastanza scuro, completamente opaco, e lo vado a mettere soprattutto la matita bianca appena messa. Lascio così, in caso dopo andremo ad aggiungere un altro colore. Adesso vado a prendere una matita nera, io uso la I Love Rock della Essence, e vado a fare un tratto qui, così, e un altro di qua. E poi con il pennellino della Essence, aspettate, gli do una pulita. Con questo pennellino vado a sfumare la matita, cercando di portarlo un po' più verso l'alto. Così, adesso vado a prendere un ombretto nero opaco. Stava cadendo. Prendo il 12 Newcomer della Essence. Non si legge, beh, comunque l'ombretto il duo che uso quasi sempre praticamente. Vado a prendere il nero opaco con lo stesso pennellino e lo vado a mettere solo qui nella parte più interna e poi con il pennello questo qui della Kiko vado a sfumare cercando di portare il colore verso l'alto. Sotto l'arcata sopraccigliare vado a usare un altro colore opaco, ne prendo un altro dalla palette Zoeva sempre e uso questo beigiolino color burro, diciamo, opaco, e lo vado a mettere con il solito pennellone grande con cui applico il colore sotto l'arcata sopraccigliare. Nella parte inferiore prendo questo pennello dell'H&M e vado a prendere sempre il nero opaco, ne prendo un po' e lo vado a mettere qui sotto, partendo dall'angolo esterno, arrivando fino a dove ho messo già il pescato. Nella rima interna, sempre la matita nera, vado a mettere, faccio una riga con questo qui, l'eyeliner in penna della Kiko, e lo porto anche leggermente all'esterno. Mascara, vado solamente a ripassare il volumizzante della Kiko perché già ho il mascara da stamattina. Ok, il trucco degli occhi è finito, passiamo al resto del viso.
Eccoci qui, allora scusate per la sciarpa, ma oggi le temperature si sono abbassate notevolmente, sta anche piovendo, quindi ecco, avevo la sciarpa prima, me la sono tenuta mentre mi truccavo, poi si abbina anche un po' al trucco, quindi non fa mai male, ecco. Allora, ho già il fondotinta in quello in polvere della Kiko, il Soft Focus Compact, vado solamente a mettere il blush e il rossetto. Come blush ne usiamo uno pescato e vado a usare il Neapolitan della BAT, questo qui che è un... Vedete il colore? È un pescato abbastanza scuro opaco, molto carino e molto scrivente, quindi se intendete comprare uno di questi blush da questo sito, io vi consiglio di usarli con molta parsimonia perché io ho fatto l'errore una volta di metterne un po' troppo e veramente è iper scrivente. Quindi ne vado a prendere un po'. Devo comprare delle giarrettine perché queste buste sono odiose. Ogni volta lo dico, ma puntualmente mi scordo poi quando vado al negozietto di cinesi. Ne prendo un po'. Sulle labbra che ci mettiamo? Ma vado a prendere il rossetto, quello della Kiko, questo qui che è il 604 di questa linea, che non so come si chiama, che è un arancione a one one one, e lo vado a mettere però con il dito perché non voglio avere le labbra troppo aranciate, quindi piano piano con un po' di pazienza lo vado a picchiettare. Un rossetto abbastanza leggero perché è molto, scusatemi, devo prendere le mani, è molto evidente questo rossetto, quindi vi consiglio di applicarlo così se non volete un risultato troppo forte. E niente, io lo lascio così opaco perché tutto il trucco comunque opaco e lo voglio mantenere su questo stile. Niente, quindi io spero che vi piaccia e che piaccia alla ragazza che me l'ha richiesto. Io vi mando un bacio grande e al prossimo video. Ciao ciao!